Juncker dice c'è il rischio di un governo che non governa in Italia, lei lo vede? Lo vede la legge elettorale, non è che lo vedo proprio io, credo che Juncker abbia semplicemente detto quello che dicono tutti gli analisti di questo paese. Io non mi arrendo a questa ipotesi, anche se la legge è pessima ed è stata fatta, mi pare, con questo scopo, perché penso che se riusciamo a convincere una parte consistente di astenuti o di indecisi, possiamo ancora sperare in una qualche sorpresa il 4 marzo, perché sono tanti per la verità. E quindi su questo mi impegno. Poi lascio agli altri il gioco del 5 marzo, che succede. Mi sembra persino una mancanza di rispetto per gli elettori. È come un dirgli fate quello che volete, ma il dopo, questi sono gli scenari. E io penso che classe dirigente, media compresi, dovremmo invece sforzarci di convincere le persone che votare non è un dovere, ovviamente, ma è un'assunzione di cittadinanza responsabile.